queste iniziative, da poter coprire tutto il tracciato degli acquedotti da Milano fino a Roma. Però quello che invece non è tanto positivo, secondo me, è che in questi stessi 10 anni, che io sappia, l'amministrazione pubblica non ha fatto nulla. Cioè, la sovrintendenza, la direzione regionale, ha fatto degli scali, ha fatto degli interventi nel territorio, va bene. Ma i livelli amministrativi, comunale, provinciale, regionale, mettiamoci pure un attimo da montagna, perché finché c'era, che io sappia, non è stato fatto nulla, assolutamente nulla. E quindi abbiamo fallito. Cioè, il nostro lavoro, che non è quello di fare progetti, ma di proporre alla popolazione, all'amministrazione, un'attenzione a questi manufatti così importanti, non ha avuto ancora l'esito che avrebbe dovuto. Adesso, il paesaggio, e alcuni che si sfaccono in inglese, il paesaggio viene definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, così come approvata nel 2000, così, una determinata parte del territorio, così, come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva da azioni di fattori naturali, umani e dalle loro interazioni. Allora, a me questa definizione non piace per niente, non perché io sono contro la popolazione, per carità, ma perché se la popolazione non percepisce gli acquedotti, li ignora, allora il paesaggio è il territorio senza gli acquedotti, perché la popolazione non li percepisce. Mi pare che è una definizione che, come dire, va lontano dall'oggettività, perché è vero che bisogna considerare la componente soggettiva, ma il paesaggio non è soggettivo, il paesaggio è qualcosa di materiale che sta lì. Certo, bisognerebbe ascoltare le popolazioni, capire come loro lo percepiscono, ma quello che loro percepiscono non sempre corrisponde a quello che è. E ci piace contrapporre alla definizione di paesaggio della Carta Europea del Paesaggio quella che Emilio Sereni, un importante storico dell'agricoltura, anche senatore della Repubblica, partigiano combattente, partito comunista italiano, poi ministro e senatore, ma soprattutto storico dell'agricoltura, che nel suo volume, Storia del Paesaggio Agrario, volume che è stato pubblicato nel 61 e che ancora oggi si dà nelle scuole, per Storia del Paesaggio, dice: il paesaggio è quella forma che l'uomo nel corso e quindi nelle sue attività produttive agricole coscientemente sistematicamente imprime il paesaggio naturale. Cioè il paesaggio, per Sereni, è la forma che l'uomo dà alla natura, ai fini della sua attività produttiva, agricola. E quindi l'acquedotto, che è il territorio che lui attraversa, così come circuriato e diviso per motivi agricoli, è una trasformazione che l'uomo dà per sopravvivere, per avere l'acqua. Non è un quadro inglese dell'Ottocento. Io esagero, però cerco di farvi capire che la nozione pittoresca di paesaggio come elemento della Carta Europea, cioè paesaggio è ciò che la popolazione percepisce, un quadretto, va bene, ma poi dobbiamo trasformarlo, noi dobbiamo capire come si è trasformato prima che noi guardiamo il quadretto. Quindi mi pare che Sereni ci sia aiuto in questo senso. Oh, un film di qualche anno fa, che qui in inglese è anche in italiano, è Chi ha incastrato Roger Rabbit? In inglese framing vuol dire cornice, ma vuol dire anche incastrare. Allora è un gioco di parole che allora l'avevamo fatto in inglese perché gli studenti della Summer School parlavano in inglese, sulla figura di Roger Rabbit. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Chi ha incorniciato Roger Rabbit? Letteralmente, seppur in italiano, incorniciare non vuol dire incastrare. Scusate, qui c'è pure un'animazione. Dunque, se io vi do una cornice, questa è una cornice un po' kitsch, voi subito pensate che vada riempita, cioè con lo spazio vuoto, come ho fatto ieri, come si fa scritto dentro. Se io vi do una cornice vuota, anche nel salotto, se io vi metto attaccato alla parete una cornice vuota, la prima cosa che pensate, suppongo, è che vada riempita. Ci mettete una foto, ci mettete qualcosa, perché una cornice vuota non ha senso. Viceversa, se io ho una pittura come questa,
moderna, voi non sentite l'esigenza di metterci una cornice. Sapete che i quadri antichi hanno di solito la cornice, i quadri moderni no, perché la rivoluzione figurativa moderna ha abolito la cornice, quindi un quadro moderno non ci si mette la cornice, anzi è pure di cattivo gusto se c'è un quadro moderno con la cornice. Allora, se vi do una cornice voi lo vedete in piedi, se vi do un quadro moderno non lo volete incorniciare. L'abolizione della cornice, che è un portato della rivoluzione figurativa moderna nell'arte, porta che, ecco, questa è l'animazione, ha portato nel progetto di paesaggio e architettura che la cornice non è più un concetto in voga. E quindi ci siamo scordati di cosa vuol dire inquadrare. Allora, il progetto di paesaggio archeologico, secondo me, diciamo, io per questo dico, però c'è un'opinione e ve la comunico. Poi ognuno vuole la sua, possiamo fare un po' di dibattito se vuole. Secondo me, progettare il paesaggio archeologico vuol dire lasciarlo com'è, cercare di salvarlo, di non farlo andare via, di non perderlo, perché è un pezzo di storia che dobbiamo conservare da una parte. Dall'altro significa costruire una cornice attraverso la quale questo paesaggio è più chiaro, è più evidente, è più, ha più valore, piuttosto che trasformarlo. D'altra parte, siccome si tratta di un oggetto rovinato, è chiaro che c'è di pure il restauro talvolta, se no crolla. Queste tre arcate di sotto, qui l'ungola e il politano, sono state incatenate, gli sono state fatte di restauro sotto, senza tutto ciò non sarebbero più lì. E quindi è probabile che nel futuro sia necessario intervenire ancora per conservarlo. Però intorno, ecco, vediamo alla fine dei progetti che facciamo allora, nel 2008, è necessario costruire una cornice. La cornice per noi in quel momento era il vincolo, cioè un'enorme, una lunghissima fascia, lunga 50 km da Subiaco fino a Roma, di fiscalità assoluta, dentro la quale l'acquedotto sforme ed è evidenziato come un quadro di una cornice, in maniera tale che guardando il paesaggio si riconosca il tracciato dell'acquedotto anche dove l'acquedotto non c'è più, è crollato o è sotterraneo. Questo progetto per esempio prevede la riantumazione di un bosco, non sono lì in realtà, se non sbaglio, lungo la fascia, alla parte della fascia, di qua e dei giardini di là, in maniera che l'acquedotto è evidenziato da ciò che è di stato dalla cornice. Quindi l'acquedotto noi lo tocchiamo, lo conserviamo, e cerchiamo di costruire una cornice che lo renda leggibile. Questo progetto riguarda un pezzetto all'esteriore, ma sempre pensato allo stesso concetto esteso da Roma a Subiaco, l'immagine diventa anche suggestiva, visibile dalla luna, come la cammina dei cinesi. E poi naturalmente c'era il progetto di un centro turistico che è fuori dalla fascia. Questo era un altro progetto degli studenti di quel momento lì, ci possiamo scorrere rapidamente, un altro ancora che lavorava sulle coltivazioni essenziali particolari lungo il tracciato, in maniera tale che il tracciato di acquedotti con dei coltivi, allora alcuni erano grano, alcuni erano miglia, alcuni erano altre cose, questi diversi colori avrebbero potuto segnare il percorso dell'acquedotto, che non è come sapere tutto il film, ci sono solo tre anni, che il resto è solo. E poi c'era anche un centro, un museo sotterraneo che vedete qui in alcuni edifici, ma io vorrei invece guardare soprattutto l'acquedotto, che era un altro progetto che lavorava sulla stessa idea, coltivazione di vigni e olivi lungo il tracciato, non lungo il tracciato all'esterno, della fascia rispetto del tracciato, in modo da iniziarne il carattere, e poi un piccolo museo per esporre i ruderi, questo è un altro progetto molto simile, cioè tutti questi progetti prendevano per buono un master plan, cioè il vino, quello che noi abbiamo fatto insieme. E poi lo studente ha messo del suo, però vedete questa serie di coltivi di culture diverse, lungo il tracciato dell'acquedotto, la fascia 71-71, li rende leggibile il tracciato orientale, meridionale del Lagno Nord, perché lo vedete, non lo vedete solo da piano, lo vedete anche del paesaggio, lo rende leggibile. Ma se volete è produttivo, agricolo, industriale.
E poi un altro progetto, questo è una tesi di laurea, e due studenti molto bravi che hanno lavorato su quella diramazione che sta, si vede, si intravede con la strada che scende dalla stazione di Castel Madama, di cui è in pieno il deserto. Potreste farlo, ci si vede qualcosa, anche dopo che è arrivato nel posto, che veniva messo in evidenza tramite la coltivazione di vigneti dentro quella fascia, con una direzione dei filari parallela a quella dell'acquedotto, in modo da rendere questo luogo produttivo dal punto di vista agricolo, ma anche a qualche volta un luogo dove la natura presente con la. In questo progetto c'era pure un museo ipogeo, che quindi è molto suggestivo, è pensato tutto sotterraneo in maniera tale da avere un grande spazio per esporre la storia degli acquedotti, i manufatti legati agli acquedotti, le pietre micerali e gli artigli e tutto il resto, però senza renderlo visibile, all'esterno, tutto sotterraneo. Infine, l'anno 2 abbiamo pensato di organizzare una summer school di nuovo a Castel Madama, di nuovo sugli acquedotti, dedicandola a Enrico Guidoni, che è colui che cominciò nel 2003, quello che all'epoca chiamavamo il polo di ricerca e alta formazione della facoltà di architettura della Regione dentro il Castello Ossigeno, una convenzione tra la Regione Lazio, Comune di Castel Madama, che se non sbaglio è ancora in essere, e Comune di Castel Madama, Regione Lazio e Facoltà di Architettura di Sapienza, per svolgere dentro questo castello, che all'epoca era restauro, quindi non era agibile del tutto, un po' di ricerca per fare convegni, conferenze, workshop, seminari, eccetera, mostre. E diciamo, vi dirò che in prospettiva questa idea è un po' pazza, perché non c'erano fondi, non c'era nessun tipo di finanziamento. Questa idea un po' pazza era molto avanzata, perché in nuce conteneva non solo lo sviluppo culturale del Comune di Castellamano, tramite il castello, eccetera, eccetera, ma prevedeva la nascita futura di un ateneo intermedio tra Roma e Latina, un ateneo diffuso con una sede a Castelmalano, un'altra a Tivoli, un'altra a San Gregorio, chissà dove, un nuovo ateneo diffuso tra la Croce e l'Aquila, che potesse captare quella parte di studenti che è consistente, che sta tra Avezzano e Tivoli sostanzialmente, che diciamo gli risulta troppo lontano sia l'Aquila che Roma. Quindi con un bacino senza neanche piccolo. Un ateneo però diffuso, non concentrato, non il grande campus all'americano, non avere dei castelletti, monasteri, ognuno con una facoltà di dipartimento e rete di attività che avrebbe, diciamo, nel tempo non solo valorizzato il territorio, ma dato anche, avrebbe dato delle risorse, pensate agli affitti degli studenti, che alloggi, gli studenti mangiano, bevono, comprano le sigarette, vanno al cinema, eccetera. Purtroppo nessuno mi ha pensato di finanziare questa bella idea, se non persone comuni di Castelmadama, che ci hanno investito fortemente, noi stessi, che ci abbiamo lavorato in quel momento, la Prologo ci ha dato una mano, la Banca di Credito Cooperativo di Palestina, che sponsorizzò con dei fondi le iniziative che facevamo, devo nominare tutti perché meritano, sono degli eroi, e la Cobra, che diede pure uno sponsor, comunque abbiamo stampato quel gruppo all'epoca. Ecco, tutti gli altri non hanno fatto nulla, né nessuna linea. Però capite che questa idea è un'idea forte. Io ormai dal 2014 sono a Cipro e quindi, come dire, ogni volta che posso vengo qui e continuo a perorare quella casa. Però ci vorrebbe che, insomma, le amministrazioni si dessero una mossa. Vi faccio notare che oggi, dopo questo mondo nell'Aquila, se quell'ateneo diffuso esistesse, l'Aquila avrebbe potuto appoggiare parte della sua didattica nel territorio, perché non hanno le sedie agevoli. E questo abbiamo fatto una summer school dedicata a Enrico Guidoni nel 2013, abbiamo portato 50 studenti qua, sono stati ospitati in alloggi privati, che cittadini hanno messo a disposizione pagando. E poi nel castello abbiamo lavorato insieme a Giorgio Berdiani del Dipartimento di Architettura dell'Università
Università di Firenze che con un laser scanner con la macchina infernale di stile del Celeste ha fatto il rilievo laser dell'acquedotto della Minoris. Questo rilievo laser è qui da una tesi di laurea che vedete qui appunto, proprio brevemente, di Andrea Bellini, che si è laureato l'anno scorso all'Università di Firenze con Verdiani come relatore e come correlatore sul rilievo dell'acquedotto. Lui ha rilevato, cioè noi abbiamo rilevato l'acquedotto interamente, per la parte che è fuori terra, una parte è stata rilevata con una tecnica fotografica che si chiama Picture from Motion, in maniera tale un modello digitale avanzato, cosa che oggi abbiamo, quindi se domani dovessimo proseguire questi recenti lavori abbiamo un po' di informazioni, abbiamo un modello digitale dell'acquedotto, che è un livello importante. Mentre gli studenti nella scuola, che è durata solo una settimana, hanno fatto dei progetti che non vi faccio vedere perché non erano all'altezza delle altre cose che vedete, perché quelli in 5 giorni, i studenti italiani non sono riusciti a fare, però insomma hanno dato un contributo anche loro. Dicevo, abbiamo portato qui 50 studenti da Firenze, da Roma, da Cipro Nord, ma anche da Alessandria d'Egitto. Che altro c'era? C'erano dei turchi, Albania, sì, la prodotta argentina, insomma, una cosa internazionale. Io spero di poter ripetere questa esperienza. L'anno scorso, diciamo, una cosa simile è avvenuta a Ciciliano, ma questa volta organizzata non da me, ma dalla scuola di specializzazione in restauro, professore di Esposito, e quindi la scuola, e noi abbiamo partecipato, si tratta di un castello Teodoro di Ciciliano. Io spero di poterla ripetere quest'anno di nuovo a Castello Madama, nonostante le grandi difficoltà che ci sono nel fare queste edizioni. Ecco, il modello digitale dal quale sono stati estratti l'aspetto, istruzione degli altri, non dico, sopra c'è anche un progetto che però hanno seguito a Firenze, che non notate perché il progetto che è una spada, un centro fermato, non c'è una fascia di rispetto. Cioè questo è un progetto di scuola fiorentina che ignora completamente tutta l'idea di cos'è l'acquedotto, di come secondo noi bisogna lavorare l'acquedotto, ed è semplicemente un fabbricato che vuole dire fuori tanto, perché la va bene, quindi non ha niente a che fare il tracciato dell'acquedotto. Ecco, io cercavo di essere rapido perché non voglio annoiarvi, ma voglio ripetere una cosa molto semplice, e che è la seguente. Dopo 10 anni di tutto questo, ma anche altro, che ci ha lavorato, che ha cercato di portare avanti, che cosa è cambiato a Castelmadano rispetto agli altri due? Un'iniziativa privata, quella degli Arci, ha trasformato Pulendro, quel luogo, in un luogo non male, ci sono andato a bere una sera, devo dire che è carino. E quindi dobbiamo sicuramente guardare positivamente quell'iniziativa. Lo ha pulito, lo ha conservato, lo ha reso fruibile, lo ha valorizzato e probabilmente porta anche un reddito al territorio. E quindi bene, va bene, siamo contenti. Non mi esprimo sul progetto di chi ha fatto quella cosa, non mi interessa, non penso che l'iniziativa sia buona, ma è privato. È possibile che in un territorio come questo, con tutta la storia che c'è dietro, nessuna amministrazione politica, comune, provincia, regione, Stato, sovrintendenza, comunità montana, che altro c'è, condominio, amministrazione di contrada, abbia pensato in 10 anni di fare una cosa, né un logo, né una cartellonistica, né una recensione, né una carta archeologica, né una pubblicazione, né tantomeno un progetto di valorizzazione, né tantomeno un progetto di scavo, di rilievo, e tutto quello che è avvenuto invece è in mezzo di un'iniziativa privata. Secondo me nel futuro dovreste cercare, perché siete voi i padroni di questo territorio, di fare qualcosa anche sul lato pubblico, perché i soldi non ci sono, ma attenzione, se lo fa il privato vuol dire che lui ci guadagna qualcosa, e quindi anche il pubblico ci può guadagnare se fa bene il proprio lavoro. Ecco, infine, questi 10 anni cosa hanno provato a fare? A lanciare l'idea dell'Artoparco,
doveva essere un iniziativa pubblica sul canale del paesaggio archeologico. Però a 10 anni, che io sappia, non c'è niente. Quindi probabilmente bisognerebbe guardare un pochino più a quello che c'è nel territorio, che non c'è petrolio, non ci sono diamanti, non c'è l'oro, ma ci sono gli acquedotti e altri problemi. E cercare di valorizzare queste cose che ci sono, che attenzione, sono irripetibili e insostituibili. Se domani crollano, non c'è più, non si possono sostituire. Ma un altro comune che non ce li ha, non lo so, Avezzano, non c'ha gli acquedotti. E non ha questa possibilità. Mentre Castelmalama, che ha gli acquedotti, ha questa possibilità. Questa possibilità è Castelmalama, diverso dagli altri, e quindi può essere a varie scale, a vari livelli, un'iniziativa che può portare reddito, sviluppo, cultura, conoscenza, scambio e integrazione. Io, per quello che posso fare da Cipro, sono sempre pronto a contribuire sul piano della ricerca, della didattica, delle collaborazioni internazionali, però penso che sono i cittadini che devono un pochino, e le associazioni locali, che devono prendere coscienza del valore che hanno il territorio. Io vi ho parlato delle ville, delle tombe, dei tracciati stradali, dei frantoi antichi, delle torri, dei castelli che ci sono nel territorio castellano e che molti non sanno neanche che esistono. E penso che sia anche troppo. Ho parlato quasi un'ora, vi ringrazio. Se ci sono delle domande, possiamo anche fare un piccolo dibattito. Ok, sicuramente le domande sono ben accette. È una cosa veloce in conclusione. Ovviamente usciremo da questa lezione con una maggiore consapevolezza del archeologico, questo è inevitabile. Abbiamo capito che c'è tutta una serie, diciamo, di soggetti con diverse responsabilità che concorrono alla realizzazione di un film. Sono contento che questo sia stato un periodo di tutto, perché è partita un po' così su, come se fosse la, diciamo, la terra di Aiento, il territorio di Castelmalama. In realtà credo che sia stata un'esperienza veramente importante e rivedibile, contrariamente ai beni attuali che non sono rivedibili, questa è rivedibile, ma per il resto, come la selezione prologo, diciamo, siamo pronti a fare la nostra parte in questo. Quindi sono contento poi che abbia ricordato il professor Campedotti, perché la prossima settimana parleremo proprio di questo, come ho già detto con il dottor Stefano Vettore. E quindi avremo comunque un nesso, un percorso da seguire in queste giornate come tema. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la partecipazione, vi invito a seguire le dinamiche un po' così del organizzativo comunque sulla pagina è stata aggiornata, e vi ringrazio per la vostra presenza e vi auguro una buona serata. Grazie.